Uno sguardo al passato per cancellare un brutto ricordo, un occhio al presente per raggiungere punti pesantissimi in classifica. Dopo la Savignanese ecco un'altra buccia di banana piuttosto scivolosa. Una buona domenica da Cesena, Orogel Stadium, Dino Manuzzi, da dove vi saluta Luca Alberto Montanari. Cesena-Pineto è la partitissima della 32esima giornata di un girone F che continua a riservare sorprese, che continua ad essere piuttosto incerto. Gli uomini di Angelini 6 giorni fa non sono riusciti a guadagnare punti sul Matelica bloccato dal Francavilla e oggi proveranno a rilanciarsi dopo il pareggio con parecchi brividi ottenuto nel finale del derby di Forlì contro la Savignanese. E allora si comincia, è cominciata Cesena-Pineto, è cominciato il big match. Allontanato Fortunato, allora Marini prova a caricare il sinistro, è il primo squillo, è il primo tiro della partita. Ricciardo recupera, poi Alessandro, tutto regolare, dentro l'area, Alessandro, fino in fondo, Alessandro lì dietro! Rischia un clamoroso autogol, Orlando per il Pineto, calcio d'angolo per il Cesena. Ottimo inizio del Pineto, dentro Camplone, uno contro uno con Benassi, all'indietro, Esposito con Viscomi, Esposito il destro! Brivido, solo rete esterna, ma ottimo Pineto. Alessandro, punta della quercia, si sovrappone Valeri, centralmente Andreoli, libero per lo sparo, Andreoli al limite, lo slalom, Andreoli con il sinistro, è una telefonata per Amadio, non ci sono problemi, cerca Andreoli tra le linee, 20 metri, Andreoli, poi Alessandro, quasi al limite, Alessandro con il destro, pallone che esce, buona chance per il Cesena, 27-35. Accende lo scooter, Valeri, il tocco per Munari, dentro l'area, Munari con il sinistro! Palla che esce di pochissimo, mancava Andreoli sul secondo palo, 34 sul cronometro. Cesena un passo dal vantaggio, andiamo a rivedere qui. Valeri per Munari, il diagonale non chiude sul secondo palo. Andreoli, bravissimo Emanuele Valeri, lasciare sul posto della quercia. Alle spalle di Valeri, il cross sul secondo palo, Tomassini! Ancora lui in due tempi, poi il pallone resta lì, Viscomi, attenzione! Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Pineto e giallo per Viscomi. Pallone innocuo, vedete. Il calcio di rigore mi sembra netto, ma il problema è alla fonte, qui, sulla lettura. Eh sì, Tomassini contro Agliardi. Fischia Emanuele. Va Tomassini con il destro. Spiazzato Federico Agliardi, Cesena 0. Pineto 1, 40 e 30 sul cronometro. Per la quarta partita consecutiva segnano prima gli avversari e adesso per il Cesena sono dolori. Intanto Alessandro cerca il cross, dentro Marineschi per Ricciardo, il tocco Amadio, fischia l'arbitro con il destro morbido, Alessandro, Ricciardo di testa, tutto facilissimo ancora una volta. Il fischio dell'arbitro, segnale di chiusura del primo tempo, arriva addirittura anche qualche fischio del pubblico sorpresona e non è la prima volta all'Orogel Stadium. Dino Manuzzi, Cesena 0, Pineto 1, il gol sul rigore di Tomassini. Andreoli qui con un po' di mestiere, poi Frattangelo, vedete, riesce a recuperare il pallone alla grande, bravissimo. Poi dentro, attenzione Camplone, Camplone! 2-0 Pineto in contropiede, cala il sipario sul Cesena, un contropiede oceanico del Pineto, 8 sul cronometro. Tortori, siamo ai 35 in pratica, buono il tocco per Munari, non c'è fuori gioco, Munari, ancora Munari sull'uscita di Amadio, Andreoli, lato corto dell'area di rigore, il cross basso, Valeri, la scodella, Ricciardo di testa, e allora non è davvero giornata, questa era una grande palla per Gianni Ricciardo, pallone troppo alto, 15 sul cronometro, non cambia il risultato. De Feudis, largo Tortori, servito da De Feudis, lato corto dell'area di rigore, cerca il cross, dentro Alessandro! La riapre Danilo Alessandro! La riapre Danilo Alessandro di testa! 1-2! 19 sul cronometro, ancora lui con la testa, Danilo Alessandro! Va Alessandro, dentro l'area di rigore, Ricciardo di testa, pallone che si impenna, poi Orlando, poi El Buali con il sinistro, la parata incredibile, l'ha sfiorato il pareggio proprio il più giovane di tutti, El Buali, gran parata di Amadio.